Come promesso, usciranno molto più spesso gli episodi e tu che c'hai da guardare? Sì, questa qualche ho ridimensionato l'armatura atomica di Preston e ho cambiato solo il colore. Tutto il resto è uguale. Oggi andremo a Diamond City, che credo che dovevamo andarci tipo 3 secoli fa. No, 4 secoli fa, giusto? Sì. Eh sì, è un po' tardino perché ho voluto levellare e cazzeggiare. Che lo farò molto più spesso anche con voi. Quindi. E sì, tagliamo il viaggio, via. Vedo Gulferagli con segusi mutanti e supermutanti. Che cosa devo fare? Devo intervenire. Godiamoci un po' il combattimento. Già finito. E adesso che faccio? È un succhiasangue, vedo rosso e forte, eh. Quindi vi suggerisco di o scappare o scappare. Ah, io ce l'ho fatta per purissimo culo. Sì, ce l'ho fatta decisamente per culo perché. Ah, però è aggressiva, eh. Vai, 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 vai. Vieni da me, vieni da me. Vedi uno con un martello. Oh. Ah, c'ho io la spada ignorantissima. No, faccio io, faccio io, faccio. Con che. Ah, l'ha presa alla fine. Vabbè, vabbè, non mi interessa più. Sto prendendo radiazioni da qualcosa, ma da cosa? Più 9, più 10, più 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ma da dove? Arca troia. Ah, vabbè. Pensavo fossero più forti. E mi hai deluso. Ma dove ho preso tutte queste radiazioni, scusa? Ah, predone distruttore. Non è posto per noi. Madre del branco di ratitalpa. Ci vuole una sola cosa a queste cose. Cosa? È ovvio, sono ratitalpa. E quanti mica sono? Cos'è, predone? Ah, ok, vabbè, vabbè, ciao. No, non dirmi che. Cosa sono? Mosca mutante. Ah, mosca mutante putrida. Sì, vabbè, non è il caso di. Linguaggio. Cane d'assalto. Ma che cazzo vuol cane d'assalto? Ah, però se gli faccio danni, eh. No, a parte gli scherzi, io sto morendo contro delle mosche mutanti di. Quanto mica sono forti? Io con una spadata non gli ho tolto una pippa. Ok, adesso è meglio. È meglio usare le armi pesanti, se no. Se no moriamo sul serio qui. Dov'è il brato tal? E sto prendendo radiazioni. Guardate le radiazioni. Io non ce la faccio più. Più di metà vita. No, serio? Vabbè, sì, ok, le prendo. Vabbè, tanto andrò da un dottore, cosa volete che vi dica? Sempre se ce la fa. Mi sa che deve ammazzarmi perché. Perché divento un ghoul tra un po'. E più 9, più 8, 5, 4. Più 21, più 20, più 14. Ma. Che disastro, disastro. Non ho altre parole per descriverlo. Ma non c'è una scorciatoia per Diamond City? Sto morendo. Guardate quanta vita. Dov'è Kite? Ah, è lì. Vabbè, anche i predoni ora, eh. Dai. Non peggioriamo le cose che già sono uno schifo. Ah, ok, predone, predone feccia, ormai. Sono tipo. Come, sono come il pane alla mattina. L'ho mancato sul serio? Ah, ok, se, no, 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 mi licenzia. Predone saccheggiatore, allontaniamoci, Kite, cosa minchia? Ah, si è rotto un braccio. C'è un braccio di. Oh. Mi ha visto? Cosa? No, io ho visto che l'ho preso in pieno. No, dai, non è così. E si bugga, e si bugga. 1, 2, 3, 4, 5. Va avanti te, dai, che sto morendo. Fai un favore a un fratello. Guarda, no, non si sforza minimamente. Mi sa che sono troppo in là per il loro. Il range. Il predone. Perdone psycho, ma dov'è il perdone saccheggiato? Cane d'assalto con tutta nonchalance viene qui. Kite, che cazzo stai facendo? E vai! Bravo! Perdone ps, vai, vai, vai. Ma cosa fai? Ma cosa fa? Vabbè. Questo è un perdone psico. Vabbè, qua muoio. Muoio. È stato bello portare la serie. Ah no, sto ancora vivendo. Vivendo per miracolo di Cristo.
Predone, no, il predone è pericoloso. Cosa ho appena detto? Predone e pericoloso sono due cose che non vanno d'accordo. Ah già, ho le granate al plasma. Ah, non ve l'ho detto. Minchia! Precisione da sniper, l'ho preso in pieno. Ah, ho aumentato di livello. Io direi. Cosa mi consigliate? Io farei questo qua, ma non posso perché sono di livello troppo basso. Quindi mi sta insultando. Questa scienza, che posso? Livello 41, cosa devo essere, Einstein? Sento qualcuno che. Ah! Proteggere Diamond City significa Ok, tenerla io forte. ascolto, È così? Sono qui a vegliare, vi disturbo? Guarda, lo temibile Ti reporter. disturbo? Mi dispiace, ma il Ti sindaco sto disturbando McDonagh per è davvero caso? furente, pare. No? Dice che Beh, io l'articolo che ha resto qui scritto è pieno comunque, di menzogne. L'intera Con chi città stai teme parlando? l'agitazione. Capite tutta tranquilla là dietro. Apri subito, Danny Sullivan. Io Io sono sono qui. Danny, che Non cavolo potete vuoi da me? chiudermi fuori. Aprimi! Quanto è divertente mettersi in mezzo ai dialoghi. Questo personaggio è occupato. Vuoi entrare a Diamond City? Sì, voglio entrare a Diamond City. Sono qui che Arrivo stavo fra due aspettando te. ore, ma sì. Reggimi Ah, ok, non sto capendo nulla. il gioco. Che hai detto? Parla più Ah, hai forte. detto che Ah. sei di Quincy. Sei Quincy? Che abbastanza cazzo è intelligente Quincy? da Ah, sì, poter giusto, sono di spiegarmi Quincy, in sono di pieno Quincy. mese? Ah, hai sentito, Danny? Vuoi aprire Perché non ci sono i l'ascensore? sottotitoli? Mi dà Devo fastidio chiederti questa cosa. solamente Anche a voi dà quanto fastidio che io sto impiegato parlando sei fino ad arrivati qui. sopra mentre non ci sono i sottotitoli? D'accordo. Non c'è bisogno di farne una questione personale, Piper. Dammi un Oh, minuto. era ora. Dormi. Farai meglio a entrare prima che Danny scopra tutto. Sì, ok. Andiamo. D'accordo, andiamo. Un'altra Oh. splendida giornata a Diamond City. Come faccio a sapere se è splendida? Non ci sono mai entrato. Sono Piper, nuovo di chi qui. ti ha fatto entrare? Avevo detto a Sullivan di tenere chiuso quel cancello. Ma sei Sono così sicuro stronzo da che lasciare fuori un sia tuo riuscito abitante? a Ma ti tradirci. meriti una fucilata? No, non lo Il faccio. livello di disonestà del tuo giornale. Farò smontare le vostre Ok, ora manovre so che uno è economiche per giornalista. recuperarne i pezzi. Recuperare i pezzi è il mio lavoro. E È adesso? una dichiarazione, signor McDonagh. Sindaco tiranno E censura. mettere Perché titoli non su ti vuole frasi nuovo che. arrivo? Dai. Sostieni i giornali? Perché il sindaco minaccia di buttare nella spazzatura la libertà di parola. Beh, in effetti sì, Dunque informare è cosa c'è di importante. libertà di stampa? Usiamo i E se non giornali c'è per libertà di combattere stampa, Quincy. Spargiamo si attenzione chiama e pericolo nelle città. dittatura. Ok? Oh, non volevo Qui siamo in trascinarti dittatura, non, mi qui. non penso. No, sembri adatto a vivere a Diamond City. Ti do il Io benvenuto nel adatto? È tempio più un'offesa bello questa, del comune. un'offesa alla mia persona. Cioè, Sicuro, felice, un luogo in cui arrivare, uno, sprendersi dire a una una mano persona di armata cibo di e tutto, dire sei abbigliamento adatto a è un po' vivere qui, vuol faticoso per dire chiunque che. arriva a questa C'è giornata qualcosa che senza non va. avere soldi, d'accordo? Giornalista da quattro so. Assieme come vuoi. Come ti pare, non ci resterò a lungo. Infatti, non ci resterò a Ah, lungo. un'altra persona che non vede oltre il proprio naso. Ti troverai benissimo con tutte queste guardie incapaci. Tossisci, Ora, dimmi, ok? sei qui in città per Ah, dovevo lavoro? leggere. Tossisce. Ora sei qui in città. Persona scomparsa. Sto cercando una Ma avete persona. visto che sta Una persona lagghicchiando? sola? Chi? Che ti frega? Sì, vabbè, glielo Mio dico, dai. figlio, Sean, ha meno di un anno. Aveva meno di un anno quanto Ed è tempo fa. scomparso. Oh, Sì. E hai sentito, McDonagh? Cosa farà la sicurezza di Diamond City adesso tra un arrivano le mese? Eh? polemiche. Non è la prima persona scomparsa di cui ricevete notizia. Come non è la prima Ora persona scoprite scomparsa? persino un bambino. Farla Beh, dai, in effetti nel Sicuramente Commonwealth sarà spariscono. strano che la vostra squadra di Che ne sicurezza so. non riesca a seguire tutti i casi Tipo. aperti. Sono Non sicuro lo so. che vorrai trovare aiuto. Diamond City dispone di ogni genere di servizio. Uno dei nostri grandi Dispone di difetti ogni è genere di proprio servizio, ma questo. non ne dà neanche Siamo qui uno. per aiutarti. Chi può Il aiutarmi? sindaco di una grande Proviamo. città deve conoscere tutti. Ti Esatto, può devo aiutare conoscere con tutti. Dimmi. Ok, qualche cittadino privato? Nick Valentine, ora so chi andare a un cercare. Nick solo Valentine, detective specializzato nel detective mestiere. specializzato, e niente. Guarda, non poteva Vedere un capitarmi di personaggio meglio. del genere. Ora, Scommettiamo che non sarà così dunque, facile mi trovarlo? dispiace che la sicurezza di Diamond City non abbia il tempo di aiutarti, ma sono sicuro che Pff, questo se aiutassero fatto ogni persona che abbia entra nel ragionevole cancello, non finirebbe mai. ragionevole. Non finirebbe La mai. sicurezza di Diamond City non può dedicare un agente alla ricerca. Voglio la verità, McDonagh. Qual è il vero motivo per cui la In sicurezza non è effetti, stata sì, mai adesso i chiamata? giornalisti mi sono sui coglioni, A ok? questo Mi hai modo fatto di odiare i vivere, giornalisti, tu. tua sorella, siete avvisati.
Sì, continua a parlare, McDonald. Chi sono? Chi è? Non sai fare altro. Sono colpito. Non tutti riescono a strappare informazioni a McDonald. Perché ho tanto carisma. Dopo aver parlato con Valentine, credo di aver appena trovato la mia prossima storia. Sì, ho capito. Vado all'ufficio. Tu cos'hai da dirmi? Forza, entra. Oh, vedrete quanto sarà splendida Diamond City. Che schifo, torno indietro. Ma tanto sono costretto ad andarci. Veloce. Eh sì, sta qua cammina. Ci arrivo prima io. Sindaco, vabbè. Cartello con scritto sindaco e delle freccette verso l'alto. Va bene. E tu cosa fai qui in piedi? Giornale omaggio per i nuovi arrivati. Se l'istituto vi rapisce di notte, almeno noi vi abbiamo avvertiti. Piper, sei tornato. Perché? Ma parlami almeno. Mi sento escluso, dai. Beh, le macchine si stanno surriscaldando. Quel motore si rompe. Motore. La sintetica verità. E cassetta postale. Potrei rubarvi tutto subito, ma non lo faccio perché sono una brava persona. Continua a macinare. Non ho letto il dialogo. Va via senza dire niente. Tu? Ehi, dolcezza. Serve questo giornale. Contiene tutto quello che la gente deve sapere sull'istituto. Grazie. Non mi interessa, ma grazie. Dico sul serio. L'istituto ora. Ok. Se hai intenzione di fermarti qui, dovresti leggerlo. Ti credo, adesso vai fuori da. Sei davvero un agnellino smascolato. Madonna. Vedi sto fuori? Sì, ecco, vai bene. Le ultime notizie da Giacomo. E mercato. Ah, c'è mercato. Qui. Spero tu sia un medico perché ho 1.000 miliardi di radiazioni. Oh, a nuovo. A parte il letto, vabbè, devo dormire. Sì, sembra in cerca di guai. Assicurati che non. Chi? Ah, dove è andato? Ah, Kate, giusto. Vabbè, se vorrebbe vi ammazzerebbe tutti con uno stuzzico da denti, ma lo fa. La spruzzata di sangue le dà un tocco personale. Taglio. Così quasi lo faccio per cambiare anche un po'. Ed eccolo qui, in tutto il suo splendore. Ti conosco, resta a distanza. Va bene, calmati. Non sto facendo nulla. Appunto, non sto facendo nulla. È ciò che direbbe un sintetico. Che palle. Sei davvero un essere umano? Prova a intuirlo. Essere umano sì. Beh, sembri davvero un essere umano. Sì, sembri davvero un essere. Ho una vista da, ha smesso di funzionare. Va bene. Forse è meglio andare all'ufficio che ci sta aspettando. Ah, parla con. No, non posso rubarla, cavolo. Sì. No, perché blu, scusa? Perché mi chiami così? Perché sei un abitante del Vault. Edu? So che non indossi la tuta blu. Ah. Poi è quell'aria da pesce fuori dall'acqua. Perché sì, sono abitante del Vault. Vaffanculo. Facciamo un patto. E come devo chiamarti? Mussolini? No, neanche. Diamond City ha bisogno di un punto di vista esterno al Commonwealth. Concedimela e. Sai che ti dico? Verrò con te. Ti guarderò le spalle mentre ti abitui al mondo di superficie. Ma scusa, vabbè, è stato l'intervista lo stesso, ma qua in fianco, ok, che è un martello grande quanto te, che ti potrebbe spaccare la testa in subito. Ma vabbè, più avanti potrebbe essermi utile. Io e la mia famiglia. Eravamo, sì, Iberna. Beh, è stato bello essere congelati per 200 anni. Il problema è quando mi sono svegliato. Rinchiusi in un frigo. Sì. Tutto il tempo. Mi stai dicendo che siete nati prima della guerra. Esatto. Sì. Ho più di 200 anni. 200? Porca! Oh mio 200? Pochini. Non li dimostra. Allora, hai visto il Commonwealth, Diamond City? Come sono rispetto alla tua vecchia vita? Fa tutto schifo. Mi divertivo a distruggere cose. Che ne pensi? Vabbè, dai, mi dà speranza. Vedere qualcuno. Fa tutto schifo, ok. Vabbè, mi dà speranza. No, se scrivevo distruggere cose, mi sa che a Kaite piaceva. No, Kaito non è piaciuto. Cazzo. Ora so che stai cercando tuo figlio. Sì. Ah, già, è vero, gliel'ho detto prima. Non stavo ascoltando. No. Non proprio. Ah, già, glielo dico diretto. È stato un uomo, no, l'istituto.
la parte finale. Ho fatto cerchio, mi sa che non volevo che gli dicesse baffan, ma ho rischiato lo stesso. La piaga dei rapimenti viene spesso ignorata nel Commonwealth. La gente preferisce fingere che non esista. Che cosa diresti a qualcuno che ha perso una persona cara e che è troppo spaventato o troppo insensibile per andare a cercarla? Che io cosa ho fatto, scusa? Ho continuato a giocare? Avete ancora speranze? Speranze di rivedervi? O almeno di scoprire la verità? Un finale molto intenso, Blue. Grazie. Ma perché a Kaede non è piaciuto? Ma hai l'armatura atomica, però uno schiaffo fa male anche sul ferro, lo sai? Ho accettato di venire con te, no? Di guardarti le spalle. Quando vuoi, devi solo chiedere. Non vedo l'ora di scoprire dove ci porterà questa. Vabbè, sì, Piper disponibile. Senti, dove sei? Dove sei? Mi hai già rotto il coglione. Ho preso paura quando non mi davai. Hai visto giorni migliori, non credi? Perché avevi una mini nuke nel cassonetto, scusa? Perché? Che cavolo sta succedendo? Cosa ne hai fatto del vero Riley? Qui. Dov'è mio fratello? Te lo giuro, cosa? Non sparare, per Dio, che siamo fratelli! Che cavolo sta succedendo? Abbassa quell'arma, subito! È un sintetico! Io ho un'arma! Ah, io? Tutti. Ok, metto giù l'arma. Kyle, no! Perché gli hanno sparato, scusa? Ok, lo spettacolo okay. È finito. Non ci sono sintetici ad mi è venuto addosso, come ti permetti? Soltanto voi e la vostra paranoia. Vabbè, posso rubare. Posso rubargli la roba, ok. Dov'è finita la coppola? Boh, sparita. Ok. Ora sei al sicuro. E l'unica cosa che conta, non sono un sintetico. Gliel'ho detto. Come faccio a saperlo? Perché non mi ha ascoltato? È pirla forse? Gente. Vabbè, cosa è successo? Capisco la gente. Non hai sentito le urla? Tizio ha sparato a suo fratello. Credevo cosa? Un sintetico. È colpa di quel ma quando? Ha messo tutti in agitazione. Ah, è colpa di quel giornale, ha messo tutti in agitazione. Potrebbero essere stati. Aia. Ascolta. Da dietro c'è guarda caso Piper che sta. Ma è finita, ok? Torna ai tuoi affari e fai finta di niente. È meglio così. Che cosa ci fa allora tutti va bene. Subito ai vostri cazzo di affari. Linguaggio. Agenzia investigativa Valentine. Va bene. Con chi stavi parlando? È finito di muovere la testa? Il suo cravatto. Qualcosa non va. Cos'è successo? Sono in cerca di riparo dalla pioggia. Sì. Invitato, l'ufficio è chiuso. Non me ne frega nulla dell'orario. È importantissimo. Troppo importante. Mi hanno chiamato il figlio. Quanto tempo fa? Tipo 12 episodi fa me l'hanno chiamato. Può essere scortese, solo che. Il nostro detective è scomparso. E cosa? Cosa avevo detto io? Cosa ho detto? Detective specializzato, non sarà facile trovarlo. 5 minuti dopo è scomparso. Offro aiuto. Mi serve. Raccontami cos'è successo. Sì, dimmi che è successo. Stava lavorando a un caso. La banda di Malone lo Smilzo aveva. Malone lo Smilzo, mi sa da italiano, quindi mafioso. Stereotipi, io vi odio, Fallout. Grazie Fallout, grazie. Ho detto a Nick che era una trappola, ma lui mi ha sorriso ed è uscito lo stesso. Ah, un vecchio Vault che usano come base. E io sono nato in non proprio. Sono stato 200 anni in un Vault. Ho messo da parte 125. Cosa ho chiesto? Scusa, non l'avevo visto. Ho visto il giallo, ma non ho visto il giallo, ma non sapevo cosa stavo chiedendo. Vabbè, basta, offro aiuto. Grazie. Ecco, e siano già due compagni che mi odiano, Sorry. E comunque c'è una soluzione al letto e tutto quello che mi serve. Di qua si va al sindaco. Comodo, tutto tecnologico. Non vuole sentir parlare di queste sciocchezze. Pff, ho buttato giù un ventilatore, su, scusa. Se voglia un permesso di residenza, non posso aiutarti. Sì, mi servirebbe il permesso. È disponibile una casa in centro. Ah, una casa. Puoi fare. Mi sembra di aver visto qual era. E ti forniremo gratuitamente tutti gli strumenti necessari per farla. Gratuitamente. 2000 tappi. Vabbè, dai, è un investimento a lungo termine che mi servirà. Lascia che ti dia il benvenuto dei residenti. Del nostro magnifico, magnifico mica tanto. Ah, casa base. Questa qui. Chiave della casa, posso entrarci. Casa mia, bella. Ah. Che casa di merda è? Munizione addirittura, steampack, baule da via, forato potente, però ho fatto un buon investimento. Comunque, dove cavolo, dove dannazione,
Ah, officina. Ha detto che mi forniranno. Oh, da quanto tempo non trovo un letto? Adesso ci dormo sì 12 ore. Oh, e finalmente siamo arrivati a Diamond City con tanto di un'altra missione e un compagno in più. Comunque, sì, buono. Un po' cortino come episodio, forse. Va bene, nel prossimo episodio troverete la casa già arredata, forse, ma non prometto niente. E andremo a cercare Nick Valentine. Quindi state in attesa e continuate a seguirci i nostri episodi. Comunque, ditemi se vi piace il personaggio così o lo porto come prima. Oppure ditemi voi come farlo. Tanto mi costa 15 tappi. Anche se non ne ho più tanti, vabbè. Andrò a cercare in giro. Ciao a tutti.